Benvenuti a TeleCR1, notiziario video dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, primo numero del 2024. Lo apriamo con un ringraziamento a quanti ci premiano costantemente con il loro ascolto e la visione, sia sulle emittenti televisive e radiofoniche dell'Umbria che sul web, e un ringraziamento particolare a chi ci segue con costanza nella edizione di questa trasmissione, che viene tradotta nella lingua dei segni a beneficio delle persone non udenti. Il programma di oggi verte su un evento importante per l'Assemblea Legislativa dell'Umbria, la presentazione a Palazzo Cesaroni del volume Statuto Regionale dell'Umbria 1971-2021, mezzo secolo di democrazia. Per l'occasione i membri della Commissione Speciale per le Riforme hanno illustrato le novità apportate allo Statuto della Regione Umbria, sono intervenuti anche i docenti universitari che la Commissione ha consultato prima di redigere le modifiche. Il servizio di Alberto Scattolini. La centralità della persona e del cittadino rappresenta una priorità assoluta e questo è presente in ogni pagina del nuovo Statuto regionale, sul quale è stato necessario intervenire dopo 18 anni dall'ultima modifica. È stato reso più attuale e moderno, pensato per rispondere alle nuove esigenze della comunità regionale. È questo il concetto condiviso e ribadito negli interventi che si sono succeduti nel pomeriggio dello scorso venerdì 26 gennaio a Palazzo Cesaroni nel corso della presentazione del volume Statuto regionale dell'Umbria 1971-2021, mezzo secolo di democrazia, su cui ha lavorato la Commissione consiliare per le riforme statutarie e regolamentari, presieduta da Daniele Carissimi e curato dal professor Simone Budelli dell'Università di Perugia. Nella splendida e rinnovata Sala Brugnoli è stato il presidente dell'Assemblea Legislativa, Marco Squarta, ad aprire la cerimonia, il quale ha rimarcato con forza lo straordinario lavoro portato a compimento, che ha visto poi il voto unanime dell'Aula. Oggi per me è una giornata molto importante, si va verso la fine di questa legislatura, una legislatura molto particolare, caratterizzata da pandemie, da guerre, ma che è riuscita, e per questo per me è un onore esserne stato il presidente, a modificare lo Statuto dell'Umbria. Lo Statuto dell'Umbria è la carta costituzionale della nostra regione, modificarlo non è semplice perché è necessario varie deliberazioni, maggioranze qualificate, è stato fatto un lavoro straordinario, mesi e mesi della commissione che ha udito tanti giuristi e poi si è arrivata a una doppia approvazione dell'Aula all'unanimità, e questo è un dato fondamentale, e molte legislature del passato non ci sono riuscite. Io nella scorsa legislatura ero vicepresidente proprio della Commissione Statuto e non si riuscì a modificare lo Statuto stesso. Sono molto contento, sono molto orgoglioso, tanti temi importanti, la tutela ovviamente della salute, la tutela dell'ambiente, i diritti sociali delle persone, si parla tanto di aspetto sociale nel nostro Statuto, quindi tanti temi che sono stati condivisi e che hanno dato, secondo me, in un momento in cui le sedi istituzionali purtroppo sono in alcune circostanze anche oggetto di scontri verbali, di brutte pagine di politica, l'Assemblea Legislativa dell'Umbria, superando le divisioni politiche, ha modificato lo Statuto nel solo interesse dei cittadini dell'Umbria. Presente anche la Presidente della Giunta regionale Donatella Tesei, che si è complimentata innanzitutto con la Commissione per aver portato avanti, ha detto, un lavoro importante e ampiamente partecipato. E la carta ha sottolineato che guiderà l'agire futuro dell'Assemblea e della Giunta. Innanzitutto lo Statuto, come rivisto, è approvato all'unanimità da tutto il Consiglio lo scorso luglio, sicuramente è un dato molto importante, frutto di un lavoro che la Commissione Statuto ha fatto in modo approfondito con tantissime audizioni. È evidente che è la carta che guiderà naturalmente per il futuro il nostro agire sia come Assemblea Legislativa che come Giunta regionale, quindi è sicuramente uno strumento molto importante. Le prossime sfide del futuro ci saranno perché sono in atto anche delle riforme che dovranno tutte essere molto ben valutate e soppesate, mettendo al centro sempre gli interessi e la caratteristica della nostra regione. Soddisfatto del lavoro portato a termine attraverso molte fasi di confronto e partecipazione, il presidente della Commissione per le riforme statutarie e regolamentari, Daniele Carissimi.
Finalmente diamo compimento e conclusione a un percorso che ha impegnato gli ultimi 3 anni del nostro lavoro, all'interno del quale abbiamo sviluppato finalmente una riforma importante dello Statuto in termini di grande novità, introducendo nello stesso molti nuovi istituti come il diritto alla connessione internet, come la crisi climatica, e mettendo mani a quelle parti delle nostre istituzioni che di fatto ancora non funzionavano adeguatamente. È stato un bellissimo lavoro, concertato, svolto tutto all'unanimità, in un gruppo di lavoro che ha chiaramente dato voce a tutte le parti politiche che si sono, ripeto, mosse all'unisono, fino ad arrivare ad oggi, in cui celebriamo appunto la pubblicazione di questo nuovo statuto, unitamente a quegli accademici che ci hanno aiutato per comprendere quali fossero i punti di forza e i punti di debolezza del nostro statuto. Per cui una bella festa di cui devono godere tutti gli umbri. Non di meno è stata la soddisfazione espressa dal vicepresidente della commissione, Andrea Fora. Un volume che oggi presentiamo alla comunità regionale, che racconta una storia importante che questa regione ha vissuto da quando è nata ad oggi, e soprattutto un futuro importante, perché con oggi inauguriamo una storia nuova, una carta costituzionale che prova a costruire una visione di prospettiva per questa regione nell'ambito dei processi di riforma europei, nell'ambito anche di un'autonomia differenziata che vedrà sicuramente scomporre e ricomporre anche il disegno delle regioni all'interno del nostro paese. Noi ci immaginiamo e vogliamo con questa carta costituzionale consegnare agli umbri una Costituzione che sia più inclusiva, che rispetti i diritti delle persone fragili, che guardi alla biodiversità, che in sostanza recuperi e rilanci le innovazioni che in questo secolo saranno in grado di accompagnare la nostra regione verso una prospettiva di sviluppo inclusiva e sostenibile per tutti i nostri cittadini. Beh, io sono molto affezionato a uno dei temi che mi hanno particolarmente riguardato per il mio percorso professionale, che è l'attenzione alla fragilità e la sussidiarietà orizzontale. Si è molto parlato di sussidiarietà orizzontale in tutta la legislatura. Oggi nella Carta Costituzionale noi rilanciamo con forza l'idea che la regione debba essere partecipata anche dai cittadini, che debba essere recuperato un protagonismo delle comunità nei confronti delle istituzioni e che dobbiamo tendere sempre di più a rendere partecipi e protagonisti le comunità delle scelte legislative. Nelle relazioni degli accademici invitati e presenti alla cerimonia, ognuno ha toccato i temi di propria pertinenza riguardo le riforme apportate, dai contributi di Emanuele Rossi, Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa, Raffaele Bifulco, Università Luis Guido Carli di Roma, Renato Balduzzi, Università Cattolica di Milano, e Mario Gorlani, Università degli Studi di Brescia, sono emerse considerazioni di elogio e condivisione rispetto a modifiche e integrazioni di alcuni articoli dello Statuto. Tra le considerazioni più frequenti, quella riguardante il fatto che ad oggi lo Statuto della Regione Umbria rappresenta il più recente a livello nazionale e che la Regione Umbria, attraverso questa riforma, ha scelto responsabilmente di rafforzare la sua identità e il legame con il territorio e la comunità. Ampio apprezzamento per le riforme apportate nella Carta Statutaria Regionale da parte di Simone Budelli, che ha anche coordinato gli interventi e le varie fasi della cerimonia. Sono stati ritoccati, aggiornandoli, ha detto, i valori che sono quelli di sempre, ma aggiornati al tempo di oggi. Il giudizio finale lo daranno i posteri, diciamo. Quello che noi dobbiamo evidenziare è la data che abbiamo scelto per questo incontro. Domani è la giornata della memoria. La memoria non è solo dell'Olocausto, la memoria è della democrazia, la memoria è della libertà, la memoria è della dignità della persona umana. Ecco, lo Statuto contiene tutto questo: democrazia, libertà, dignità della persona umana. E su questi valori noi caratterizziamo tutta la nostra comunità. Noi siamo umbri perché ci riconosciamo in questi valori, e quindi lo Statuto è la nostra carta d'identità. Lavorare, conoscere, far conoscere i valori che stanno dentro lo Statuto è parte essenziale per creare la nostra comunità. Senza la dignità non c'è libertà, non c'è democrazia, non c'è
tutto quello che in questi 50 anni ci è stato donato, regalato e che noi dobbiamo solo mantenere. Diciamo che abbiamo ritoccato aggiornandoli i valori. A volte si dice, ma che importanza hanno questi valori? Questa sono dichiarazioni di principio. Ecco, che non hanno un effetto neanche giuridico, perché non vengono sanzionati con una pena, e tuttavia senza questi valori non ci sarebbe la nostra comunità. Quindi aggiornare, chiarire, specificare i valori che sono quelli di sempre, ma sono aggiornati al tempo di oggi, credo che già sia un grande valore aggiunto per questo statuto regionale. Nello statuto sono state fatte moltissime modifiche, ma la parte che a me è sembrata più significativa riguarda la parte iniziale sui principi, gli obiettivi programmatici, che sono effettivamente una scelta molto importante, molto rilevante da parte della vostra regione nel rinnovamento e nell'ammodernamento dello statuto, e credo che il valorizzare questi nuovi principi sarà una delle chiavi fondamentali per la riuscita di questa opera di riforma che avete intrapreso. Ma diciamo che ha in più il fatto di essere il più recente, nel senso che nessun'altra regione ha compiuto un'opera analoga. In questo momento molte altre regioni sono più concentrate sul tema dell'autonomia differenziata, mentre la regione Umbria è un po' in controtendenza, ma secondo me apprezzabilmente ha scelto di rafforzare la sua identità e i legami col proprio territorio, con la propria comunità, e credo che questo sia un po' il valore aggiunto di questa riforma che l'Umbria ha compiuto rispetto ad altre scelte che nello stesso tempo altre regioni stanno facendo. Ho deciso di parlare dell'ambiente perché le riforme apportate, le innovazioni apportate nello statuto in materia ambientale sono di grande rilievo. In particolare mi ha colpito l'articolo, le innovazioni contenute negli articoli 11, 11 ter. Per quale motivo? Innanzitutto perché rispetto alla riforma costituzionale del 2022 la Regione Umbria mi sembra aver fatto un passo in più nella direzione di un riconoscimento di un diritto soggettivo addirittura all'ambiente, e dico addirittura perché a livello nazionale un diritto soggettivo all'ambiente ancora fatica a essere riconosciuto, e poi per la capacità di intercettare delle tematiche molto nuove, come per esempio quella del cambiamento climatico. Lo statuto ora contiene una norma in cui la Regione si impegna ad adottare misure per l'adeguamento, per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Sul volume e sullo statuto un giudizio complessivamente positivo, perché fossimo stati 20 anni fa ci sarebbero stati già 4 convegni su queste innovazioni della Regione Umbria. Invece i tempi sono cambiati ed è passato un po' a livello nazionale un po' sotto traccia, ma credo che siano delle innovazioni molto importanti quelle arrecate dal legislatore umbro allo statuto. La revisione dello statuto della Regione Umbria contiene alcune significative novità, recepisce intanto l'evoluzione del contesto sociale e anche culturale, con alcuni riferimenti soprattutto alla tutela delle diverse identità, alla integrazione, alla costruzione di comunità solidali, tutte linee di sviluppo e di prospettiva che certamente recepiscono, no, quello che è stato anche la riflessione, il pensiero culturale di questi ultimi anni. E soprattutto da sottolineare, mi pare, sono le modalità con le quali lo statuto cerca di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, alle decisioni collettive. Penso, per usare un'espressione usata da altri, le forme mediante le quali si può democratizzare la democrazia, cioè favorire appunto la partecipazione di tutti i cittadini attraverso le varie forme organizzative, ma anche le forme spontanee di aggregazione.
Certamente dentro questo tema sta il ruolo dei partiti politici che non vengono richiamati nello statuto, ma la cui funzione resta fondamentale per assicurare non solo una adeguata selezione della classe politica, ma anche per far sì che attraverso di essi i cittadini possano contribuire a determinare la politica nazionale e quindi anche regionale secondo il disegno costituzionale. Davvero è stato un lavoro molto utile e la sua utilità si riverbererà nella prossima legislatura, perché la legge regionale, il regolamento interno dell'Assemblea legislativa, la vita della Regione Umbria dovrà essere in qualche misura attraversata proprio dall'attuazione di queste norme statutarie, perché non possono restare delle parole sulla carta, ma devono aiutare il consolidamento della democrazia. Significa avere a cuore l'eguaglianza, avere a cuore la partecipazione, trovare delle modalità attraverso cui realizzare una maggiore coesione sociale, che è il vero problema della democrazia oggi, non tanto quello di individuare dei meccanismi nuovi per governarci o essere governati, ma quanto quello di assicurare una tendenziale equiparazione tra governanti e governati, avvicinare società e palazzo. Lo Statuto Umbro Nuovo è un contributo certamente in questa direzione. Per questa edizione è tutto, vi ricordo TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive radiofoniche della Regione, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it, naturalmente anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.